Albergo in centro, con bar, televisione via cavo, condizionatore, cassaforte. Ottimo, questo hotel ha tutto. Forse ha anche un luogo appartato per gli innamorati. Nico? Sì? Nico? Sì, che c'è? Cosa vuoi? Senti, mi devi fare un favore, piccolo. Che favore? Mi devi spedire quante più email puoi, ti prego. Per quale motivo? Mi puoi fare quello che ti chiedo senza fare troppe domande, eh? Va bene, ti sommergo di email che scrivo. Devono risultare come se provenissero da un altro stato. D'accordo, qualcos'altro, capo? Devono essere messaggi molto romantici. Come se me li mandasse una ragazza che sia pazza di me, capisci? Romantici? Sì. È troppo quello che ti chiedo? Ecco qua, nella scatola c'è tutto quello che avete ordinato. Questo è il più buono, è il mio preferito. Aiuti a portare questo dentro, dai. Senti, Pippo, devo chiederti un piccolo favore. No, se stai per chiedermi un giorno libero, scordatelo, Sofia. No. Però... voglio che tu mi dia un bacio. No, perché da un po' di tempo i ragazzi non mi vogliono. Io non so perché, in fondo sono solo un po' cicciottella, ma non ho niente di diverso dalle altre. Per cui tu dammi un bacio e dimmi se davvero sono così poco interessante. Va bene, io posso aiutarti se hai così bisogno, però... forse un bacio è poco, forse ce ne vogliono di più per capire cosa va. Dammene uno, due, tre, quattro, cento se ce n'è bisogno, ma attento. Attento perché è una proposta tra colleghi di lavoro. No, è ovvio, stai pure tranquilla. Nessun coinvolgimento. Va bene, facciamo questo sforzo. Pronta. Ehi! Aia! Bata! Allora, che dici? Ti piace questo arredamento con le candeline? È bello, vero? Sì, mi piace. È tutto veramente molto bello. Ora spero che la compagnia sia all'altezza del luogo. Beh, per quello faremo il possibile. E questa? Oh, nessuno. Niente. Niente, scusami, nulla. Stavi pensando a Flor? No. Assolutamente no, davvero? Te lo giuro, no. Scusami. Ma chi c'è là sotto? No, chi c'è? Ehi, chi c'è? Ehi, Flor, cosa fai? Io spiare te, Franco, dico, ma stiamo scherzando. Andiamo, Flor, che facevi qui? Che cosa qui? Succede? Non so, Flor passava di qui per caso e abbiamo sentito un rumore e ci siamo spaventati. Ho capito. Bene, me ne vado perché a casa mi No, aspetta. Non puoi andartene così, Lucia. Ti prego. Vado, riprenderemo il discorso in un'altra occasione. Aspetta, non vuoi che ti chiami un taxi, che ti accompagni? No, grazie. Ma... Florenzia, aprimi! Devo parlare con no. te! Florenzia, hai sentito? Franco, non è andata come credi, io non ti stavo spiando, passavo di qua e ho pensato che di sopra ci fossero i topi. Ah, i topi? Sì, i topi, con quel rumore, cosa... Potevo sapere io che lì di sopra... E perché quella faccia dispiaciuta? Nessuna faccia dispiaciuta, sono strana per il colpo. Hai sbattuto, vuol dire? Sì, anche forte, un dolore. Scusami, ho pensato che ti dispiacesse avermi visto con Lucia, ma se mi dici che non è così? Ma come? Come puoi pensare che mi dispiaccia vederti con Lucia? Tu sei libero di fare quello che vuoi e a me non mi importa nulla di quello che fai, ti prego. Povero Pippo, in fin dei conti mi stava facendo un favore. Altro che favore, se quello riprova a baciarti, ti giuro che lo suono come una gran cazza. Tu sei veramente geloso di me? No, geloso no, ma mi soffiava una ragazza proprio sotto il naso. Ti ricordo che hai fatto di tutto per provocarmi. Mi hai trattato male. Tu credi di non avere nessuna colpa, eh? Proprio nessuna, sei innocente. Non litighiamo, ti prego, ti voglio troppo bene. Sì, anch'io ti voglio bene. Oh, che meraviglia quando due colombi fanno la pace. Hai detto bene, Faccia, siamo come due colombi innamorati. Sono molto contento. E tu con Maya vi baciavate anche voi? Per la verità non so che dire. Maya un giorno mi dice di sì, un giorno di no. Io non riesco a capire. Non prenderla così male. Perché non andiamo a bere qualcosa? Vieni. No, grazie, non posso. Andate da soli, io ho qualcosa da fare. Va bene. Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo.
Ciao. Ragazzi, ma che piacere! Avete chiarito tutto? Sì, stiamo molto bene, amore mio. Ehi! No, stavo scherzando, andiamo, dai! Ah. Voi ora dovete aiutarmi con Nicholas, perché non so per quale motivo ancora non si decide. Ti spiego qual è il problema di Nico. È un tipo molto introverso, per cui se vuoi che lui si decida, devi prendere tu in mano le redini. Se è così, allora lo so bene quello che devo fare. Cosa hai in mente? Non importa. Ragazzi, vi ringrazio. Prima vado a chiudere il negozio e... e poi porto la carica! È cotta, Mirta. Che strani questi nostri amici. È vero, ma tu pensa soprattutto ai tuoi problemi, che sono abbastanza. Sì, amorino. Se vuole interrogarmi, per me sono pronta. Scusatemi, sapete dove devo andare per iscrivermi alla scuola serale? Ma a quale anno? Al quinto, devo finire. Ma davvero? Allora sarai in classe con noi. Avete sentito, ragazze? Finalmente una bella notizia. Bella notizia, vero? Sì, puoi entrare qui. Come va? Entri. Scusa, qui, la prima porta vai a destra e chiedi informazioni. Vuoi che ti accompagni? Sei sicuro che non ti perderai? No, posso fare da solo. Vai da solo? Vado. Sì, sì, ce la faccio. Insomma, tutti i vestiti che provavo mi stavano bene. E allora il ragazzo che li vendeva ha cominciato a guardarmi. Non lo credeva possibile. Io stavo provando una camicetta con certi bottoni che... mai... mai! Ma che ti prende? Che non mi ascolti? Ma che mania cosa? Io ti racconto le cose più importanti della mia vita e tu non mi ascolti! Sì, hai ragione, pensavo ad altro. L'unica cosa che riesco ad ascoltare è la musica. Coraggio, raccontami, sono tutto orecchie. Oggi Faccia mi ha dato un bacio in bocca. No! L'hai riconquistato? Vi siete riconciliati? No, complimenti, non guaio. Ci posso credere. Perché mentre noi due ci stavamo baciando, ho visto che Mattias ci stava guardando e sono scappata. Ora se lui dice tutto a Federico, sai che caos che combina? No, non è questo. È che ho avuto la sensazione come di provare un sentimento d'amore per l'uomo che mi stava guardando, non per quello che stavo baciando. Un sentimento... Ti sei innamorato di quell'affascinante di Mattias? Non alzare la voce! Se vengono a saperlo, a casa mi uccidono! Non sai come ti capisco? Mi succede la stessa cosa, divisa tra due amori, Franco o Tripa. Valentina? Tripa neanche ti conosce e Franco... Vuoi dire che Franco non mi conosce? Sì, ti conosce, però... scusa la sincerità, ma non ti considera molto. Sì, hai ragione, hai ragione. Ma io so cosa fare per farmi notare. Questa notte io resto a dormire qui. Vado nella sala giochi e preparo tutto per il grande evento di Valentina. Quale grande evento? Faccio un attimo. Cosa vuoi fare? Sei matta? Salve, posso essere utile? Con permesso. Cosa fai qui? Che è successo? Volevo parlare con te. Hai tempo? Sì. Ah! Freumann, la mala c'ha tornata, sì? Allora, rilassale corpo e spirito. Meglio di un monaco zen, Greta. Prendi le mie cose. Delfina! Oh, mia cara. Mamma, sono disperata per il ritorno di Lorenzo. Ha richiamato? No, non ancora. Accidenti, maledizione. Lo sapevo che quell'imbecille non ti avrebbe lasciato in pace. Buonasera. Buonasera. Lei non essere per caso candidata per aiutante babysitter, sì, che è già stata qui qualche tempo fa? Sì, vedo che si ricorda di me. Come dimenticare tua faccia? Il posto è già stato preso e non essere questa ora per disturbare. Ma io non vengo per il posto. Sono venuta per Nicholas, posso entrare? Nein, non essere ora per visite di signorina, ragazzi di questa casa. Devo dirgli una cosa urgente. Sì, sulla scuola Nicholas è il compagno di una mia amica. Ah, sì? Sì. Riguardo scuola? Sì. Allora entrare pure. Sopra destra, seconda Grazie. Porta. Mamma, tu devi aiutarmi, devi fare qualcosa. Cosa dovrai fare? È così, chiamerò Saldivar. La mammina deve sempre risolvere tutti i problemi della sua piccolina. Ma ascolta, a casa Fritzenwalden, posso aiutarla? Cosa dice? Non essere possibile! Questo può essere lui che parla con Greta, lo capisci? Questa notizia essere come bomba! Sì, adesso andare a fissare, andare a cercare... Oh, oh.
Era lui. Ora viene a dirmelo. Sento che viene a dirmelo. Attenta quello che dici. Greta! Ecco. Chi è? Essere mamma di Roberta. Chiamare per portare la piccola a casa. Ma che peccato! Delfina, quanto tempo perdi per preparare quella sfilata?